leggermente discosto Nilo Ness e macchina che accelera, partiti con il tentativo, l'errore intanto di Panellios Ors, mentre si avvantaggia Pussycat Francis che conduce su Matrizzatura, veloce a portarsi al suo attacco è Power Trio. Power Trio si proietta sul battistrada e sembra ottenere strada in 350 metri, è leader Power Trio che completa i 400 iniziali in 27-4. Davanti alle tribune in vantaggio Power Trio nei confronti di Pussycat Francis, terza posizione alla corda per Matriz di Azzurra. Poi ancora Pompeo Serial, Hollywood Bank, ancora Nigero P. Intanto cerca di moderare il ritmo, una volta al comando il leader, completa in 43 comunque i primi 600. All'esterno si fa luce Nilo Ness con in schiena Master di Azzurra e Olga De Gleris, completati anche gli 800 metri con leader sempre Power Trio con in schiena Pussycat Francis. I cavalli all'esterno faticano a progredire, condotti sempre da Nilo Ness che arriva ora al sediolo di Matriz di Azzurra in terza posizione. 1:13,7 il chilometro, tirato via a grande andatura leader. E si avvicina ora Nilo Ness mentre sbaglia Pussycat Francis. Nilo Ness a ridosso del battistrada, sbaglia anche Nilo Ness e così prende vantaggio Power Trio a 350 dalla conclusione. Prova a rifarsi sotto Matriz di Azzurra, più indietro è Master di Azzurra, cerca di intervenire anche Olga De Gleris. Completamento della piegata, ingresso addirittura in vantaggio Power Trio che deve essere comunque sostenuto. Ultime battute con Power Trio in testa, l'attacca Matriz di Azzurra. Nelle battute conclusive Matriz di Azzurra coglie in crisi Power Trio, lo piega di precisione sul palo. Terzo posto per Olga De Gleris. 1:58,6 con 30 ancora a chiudere. Matriz di Azzurra e Nando Pisacane a grossa quota vengono a stampare Power Trio. 25-13 la quota per chi vince. Andiamo a rivedere le battute conclusive, un duello davvero molto molto serrato con Matriz di Azzurra che sul palo emerge di una testa su Power Trio. Al terzo Olga De Gleris piega Master di Azzurra.